And we are the dreamers. Annyeonghaseyo, benvenuti a tutti in questo nuovo video super colorato, super euforia style. Mi avete consigliato sul gruppo di Telegram, che tra l'altro se non fate parte della Fair Squad, rimediate subito, qua sotto c'è il link per iscrivervi al canale, è totalmente gratuito. C'è la sezione canale e la sezione chat, quindi potete ricevere aggiornamenti su news, video, cose nel canale di Telegram della Fair Squad. E poi c'è anche la sezione chat, quindi tra di noi parliamo, io ogni tanto sbuco fuori e divento logorroica. E poi tra di voi è bello perché c'è una bella sinergia, si è creata una bella community, questa cosa mi piace tanto. L'amministratore della pagina mi ha consigliato di fare il video della LED challenge, quindi un colore LED che pervade per tutto il video, e io che mi trucco non vedendo una mazza di tutto ciò perché c'è il LED rosso o blu che pervade. Bene, io non ho il LED e quindi mi sono dovuta accontentare con questa ring light, cercando di, che belli sti colori, cercando di fare una specie di 5 minutes craft all'ultimo. Dopo vi farò, vi metterò una foto qua del risultato, molto pessimo. Il senso di questo video sarebbe il non vedere le luci, cioè vedere solo un colore, quindi ogni paletto, ogni prodotto che si va ad utilizzare non si vede, quindi alla fine quando poi si switchano le luci e si mette la luce naturale, uno fa tipo wow, mio Dio, non sapevo di essermi truccata di rosa celestino pallido, wow. Quindi questo è il bello del video, io vedo i colori, nel senso che vedo che questo è blu e questo è rosso. Sì, è un fallimento già dall'inizio, quindi ho pensato fuck, continuiamo a truccarci e vediamo che cosa ne esce fuori. È un video un po' fail, ma io mi chiamo Fair, quindi Fair va a braccetto con fail. Fail, fire, fail, fa. Dov'è lo specchio? Perché ogni video che voglio fare non viene? Tra l'altro oggi ho una pelle fantastica perché sto facendo più skincare, mi sto riprendendo cura della mia pelle, guardate qua. Cioè non si vede niente, vedrete solo dei puntini, ma vi giuro che con questa luce soffusa il mio viso è bello. Comunque era anche un po' che non facevo make up powerful con dei colori sgargianti. L'unica cosa è che non so se fare un occhio blu e un occhio rosso, quindi magari questa parte qua rossa dove c'è più luce rossa e questa parte blu. A dir la verità, ora che continuo a guardarli inizio a non vedere più il colore come prima, brillante. Vabbè, anche stava di... Ah, che potrei uscire un po' stile Harley Quinn. Questa cosa, cioè a me il blu e il rosso insieme, a meno che non fanno il viola, capite che non è che mi piacciono proprio. Vabbè, non capisco già, cioè, questo correttore, non devo leggere, vado a sentimento. Annulliamo le occhiaie, utilizzo il The Overachiever Concealer di Huda Beauty. Inizierei, ho già fatto skincare mettendo una bella crema idratante. Effettivamente sembra che mi sono già piallata tutto. Alla luce del sole questo potrebbe essere un bel arancione e io potrei non vederlo. Dai, fatelo il vostro lavoro di capelli. See that girl! Mi sto già abituando a questo colore e sto iniziando a non percepire, quindi è un problema. Divertente. Forse è questo, è questo. Ci siamo. Inizio a delineare le mie sopracciglia. Questa è la parte più noiosa as always. No, raga, non so se sto colorando. Ad esempio qua mi fa schifo. Bah. Utilizzo il close up di Nabla. Questo qua è nella tonalità più chiara, porcelain. E sì, si vede, no? Cioè, ovvio. Ma che sei cieco? Vado ad applicarlo su tutta la palpebra in questo modo, ok? Ok, so now I'm just blending it out with my sponge. Comando, se potete entrate nell'occhio e diventate ciechi, così non vedete questo brobrio di makeup che state per fare. E niente, inspirational mod. Io penso ai miei vicini che non hanno mai visto le tapparelle chiuse e oggi le vedono chiuse, chissà che pensano. Gloria, ehi, che stai facendo? E invece no, non vedo niente, anche volendo. Partirei per un lungo viaggio, me ne andrei a quel paese. Qua vedo un pennello già sporco di blu, e dato che io sono una pigrona, utilizzerò lui come prima first transitions. Voglio fare un colore, cioè tipo voglio che questa parte, scusate, a specchio, voglio che questa parte sia... Come palette utilizzerò queste due che si vedono i colori, assolutamente. Questa qua è la Ruby Obsession e questa è la Sapphire Obsession. Prima cosa prendo questo azzurro più chiaro. Inizio con l'applicare l'azzurro in questa zona, creando un po' di transition color. Ma non so se è la luce, ma sembra che non sto applicando. Forse è questo il gioco, cioè caricare, essere extra. Applico anche questo colorino chiaro, giusto per andare a alleggerire un po' questo azzurrino. Mi si sta incrociando la vista e inizio a vedere
un solo colore. Wow. Vado a fare la stessa cosa anche dall'altra parte. Oddio, come sembrano scuri questi. Vado a fare la stessa cosa anche dall'altra parte sul rosso. Il rosso più chiaro pare questo, però sembra anche arancione. Sembra allo stesso tempo un color terra, che è proprio l'esatto opposto di quello che vorrei utilizzare. Boh, secondo me volevo nascere comodino e sono insoddisfatta perché sono nata essere umano. Carichiamolo perché io voglio sentire il blu nelle vene. Quindi adesso andiamo a prendere quest'altro blu qua, un po' più scuro, anche se in realtà questo è un po' più scuro, ma questo è più acceso. Quindi vado ad applicarlo. Io non vedo niente. Voi vedete? Sei stupenda, tesoro. Vedete differenze? C'è un pelo? Quello lo vedo. Vai via. Sicuro sarò piena di macchie. Voglio sembrare un clown. Dopo questa macchia in gel, prendo una matita rossa. Anche se non mi sembra poi così tanto rossa. Questa qua è per le labbra, la numero 46 di Diego Dalla Palma. Non so perché lo voglio fare. Io non lo voglio fare. Non voglio switchare i colori. Quindi la vado ad applicare solo qua. E anche dentro. You can dance, see that girl. Da questo lato invece vado ad applicare la Wonder 2 Royal Blue. Questa qua. Si vede una mazza, lo so. E la vado ad applicare anche questa all'interno della rima ciliare. Mi sembra metallizzata. Vorrei dire una cacata. Non è metallizzata. Perché la vedo metallizzata? Perché mi vedo blu? Molto bene. Harley Quinn sta per prendere vita. Che ogni volta blu e rosso. Io ogni volta che faccio un video ci deve essere il blu e il rosso. Ma cosa sono? Segnali dal futuro? Vado ad intensificare questa parte utilizzando questo rosso qua, perché questo mi sembra troppo strano. Quindi lo vado ad applicare qui, qui. E carico di brutto. Sembra rosso, ma non è. Mi preoccupo delle parti sottostanti per fare una base inizialmente anche lì. Ah, e lo vado ad applicare sotto. Ah no, non scambiamo le palette. Per poco. Mi faccio già schifo. Poi. No, per poco, mio Dio, Gloria, concentrazione. Prendo il blu più scuro, però mi serve un pennello più piccolo, perché adesso si parla di fare cose un po' più strategiche per intensificare e scurire la parte esterna, as always, in ogni make-up che Gloria fa, perché mi piace che la parte esterna sia più scura. Sto continuando ad applicare. Non vedo transition colors. Mi sembra solo di creare un'enorme macchia. Applichiamo il rosso. Che poi questa palette non è poi così rossa, posso dirlo? Qua ci sono dei blu veramente belli, ma qui dentro? Allora, ho portato anche questi, perché in teoria dovrebbero essere degli eyeliner colorati di NYX, i Vivid Brights. Sono un po' antichi, nel senso che ce li ho da diversi anni. Però sono nuovi, infatti appena aperti, la cremina esiste ancora. Volevo creare una differenza di età, cioè tipo prendere questo colorino qua, applichiamolo qua. Non si vede? Ma che cazzo? Oh mio Dio, non so se lo sto applicando. E quanto ne devo mettere ancora? Perché esistiamo? Che dite? Applichiamo. Pronta per aprire anche il secondo. Questo qua è sempre un Vivid Brights. Non ho idea di come sia, perché inizio a non capire più i colori. Cioè, inizia a darmi fastidio. Questo sembra scrivere di più. Il rosso fa schifo. Applichiamolo facendo la stessa. Che bello! Ma wow! Non so se la sfumatura stia venendo, ma è tutto uno scoop. Voglio usare il nero. Vado. Mi stavo specchiando. Vado ad applicare il nero qua. No, raga, non vedo niente. Non vedo nessun tipo di sfumatura possibile. Quindi vado a metterne ancora. Di più. Così va meglio. Voglio creare caos. Molto meglio. Non. Ah. No. Sto colorando nulla cosmico e mi sta venendo anche a macchie. Ok. Basta, ho deciso. Utilizzerò questo rosso per coprire questa roba perché mi fa schifo. Non si vede niente. No, raga. Mi sembra tutto un enorme sbaglio. See that girl. Quest'occhio avrà 800.000 strati di cose. Ho cercato di cancellare un po' di fallout, che soprattutto la parte nera mi era finita qua. E vado di mascara e ciglia finte. Vado direttamente di correttore, che andrò a sfumare poi. Voglio proprio vedere la mia base come esce. Ho convinta di avere la pelle coperta. Siccome non voglio macchiarmi questa zona, prima scarico bene la spugnetta e poi
inizio a sfumare queste zone. Non vedo niente. I can't see anything. Ok, qua è tutto un picchiettamento vario perché non voglio andare a rovinare il make up. E qua mi sono dimenticata di sfumare, cosa che ho sbagliato a fare perché si è asciugato il prodotto. Ora mi preoccupa della mia base. Farò un mix di due texture completamente differenti, perché oggi mi va di scherzare con il destino. Quindi utilizzo il Foundsealer di Tarte e il Faux Filter Milkshake di Huda. Non lo so. Non contenta, applico ancora il correttore in queste zone qui. You are my dancing queen. Boh, io non so cosa sto facendo onestamente. Vado ad utilizzare la Pro Bronze Fusion di Makeup Forever. Io non vedo niente. Non so quanta ne sto applicando. Questo è un problema. Vado ad applicare il rosso di qua e il blu di qua. Vi direte, ma sei scema? Boh, non so. Ma non lo so io. Che volevo applicare un rossetto rosso e quindi vado ad applicare questo qua che è di Pixi, si chiama Real Red. L'applicatore è veramente figo, mi ero dimenticata di quanto era facile applicarlo con questo. Bene, siamo prontissimi, questo è il make up, adesso faccio qualche posa, qualche cosa, scatto così e poi accendiamo le luci e vediamo com'è il risultato. Siamo pronti? Mio Dio, raga, ma sono piacevolmente sorpresa. Allora, qua è grigio, così è nata subitissimo. No, zoomiamo subitissimo. Sono un po' sconvolta perché se vedete ho i capelli un po' alla cavolo perché ho fatto delle movenze per potenziali reel. Cioè, a parte che sono belli gli occhi. Bello, mi piace un sacco la sfumatura. Il rosso, devo dire, un po' meno. Però molto carino, molto vampi. Pensavo di aver caricato poco, invece ho caricato molto. Sono molto colorati, molto pigmentati. Ripeto, la palette blu mi ha esaudito di più quello che avevo in testa. Mentre questa aveva uno schifo totale. Ah, voglio vedere da vicino come è uscito il... questo schifo del... Dov'è? Dove sei finito? Ti sei già nascosto perché sai che ti butto. Che è pure macchiato e diviso. Guarda... No. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se avete altre... facciamo lanciare il prodotto. Se avete altre richieste vi aspetto nei commenti. E se questo video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su se vi va. Io vi saluto, vi abbraccio forte, vi mando un bacio grande grande. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!